Milano, capitale del design, fuori salone 2014. Oltre il portone d'ingresso in via Brera, lo splendido Palazzo Cusani si apre alla città con un importante evento contemporaneo, i 30 anni di Oikos. Interno ed esterno si intrecciano in un affascinante percorso sensoriale. Durante la settimana del design, la mostra dedicata a materia e colore ha trasformato la cornice del palazzo, rispettandone storia e preesistenze. Un viaggio in cui ammirare e toccare le suggestive superfici. Materia su materia, storia su storia, si generano sorprese stilistiche. L'opera si traduce in un progetto più complesso, in grado di coinvolgere e stimolare tutti i 5 sensi. La materia prima si evolve e diventa superficie, quinta, percorso, prospettiva, traguardo visivo, ispirazione, progetto, incontro. Grazie alla grande abilità dei maestri decoratori, in grado di personalizzare qualsiasi tipo di finitura, elevandola ad opera d'arte. La storia di Oikos su due binari, artigianato e innovazione. A fianco del lavoro manuale, la sperimentazione dei Google Glass, in un insolito cubo specchiato. Un caleidoscopio di trame e colori ha dato forma agli spazi del palazzo, dal primo chiostro al piano nobile, passando per il grande scalone monumentale. Luci, colori, materie con la percezione al centro. I sensi aiutano a decodificare una dimensione diversa dalla realtà, riportando in superficie l'essenza del progetto. Stanza dopo stanza, la vita stessa si ritrova intrisa di materie, luce e colore, elementi in grado di generare, nei diversi ambienti della casa, benessere, serenità, condivisione, movimento, concentrazione e armonia. La materia vibra con il senso del luogo e interpreta l'oggi. Una mostra, un viaggio che scopre le qualità nascoste della materia, indagandone il senso, lasciandosi attraversare dai rimandi percettivi in grado di generare relazioni con il contesto ambientale.